do il benvenuto, lo ringrazio molto per la sua disponibilità, appunto al dottor Topol. Buonasera, dottore, e benvenuto in Italia. Good evening, it's great. Buongiorno a lei, buongiorno a lei. Great to join you. È bello essere qui. Thanks so much, Fabio. May I call you Fabio? Posso chiamarti Fabio? Certo, grazie, un piacere. Grazie, c'è un altro eroe, un mio eroe, il professor Burioni. Roberto, è bellissimo rivederti. Allora, dottore, dunque, cominciamo proprio dagli Stati Uniti. Appunto, lei è entrato, poi lei adopera molto anche i social con tutte le conseguenze che ne derivano, quindi lei è entrato nel dibattito, mi viene da dire, sociale e politico nel senso migliore del termine, cioè di non essere una a parte come scienziato, ma di far parte invece della vita di tutti i giorni. Noi siamo rimasti sorpresi che gli Stati Uniti in qualche modo abbiano avuto una diffusione così alta del Covid. Gli Stati Uniti, che noi conosciamo per essere la nazione della ricerca, della luna, della tecnologia, della modernità, si è fatta travolgere apparentemente dal Covid più di altri luoghi. Perché? Well, it's a very important point. Sicuramente è una questione molto importante. Sì, gli Stati Uniti non sono riusciti, come ci aspettavamo, a contenere il virus in nessun modo, in parte a causa della mancanza dei test che non sono stati disponibili per i primi 2 mesi di pandemia. Questo ci ha fatto rimanere un bel po' indietro, ma oltre a questo punto dobbiamo aggiungere la mancanza di rispetto nei confronti della scienza, che deve essere considerata anche per parlare e pensare alla riapertura. Quindi se consideriamo i picchi in cui ci troviamo adesso, ci sono più di 200.000 nuovi contagi al giorno. Adesso ci troviamo anche davanti al bollettino più pesante di decessi dall'inizio della pandemia negli Stati Uniti, quindi queste sono le ragioni. Non solo negli Stati Uniti, ma in particolare negli Stati Uniti, anche probabilmente per le affermazioni del presidente uscente Trump, insomma, c'è stata una sottovalutazione della malattia, ma anche appunto dell'uso delle mascherine e dei dispositivi di protezione. Ecco, una persona come lei, che dedica la vita alla salute degli altri, che cosa ha provato di fronte a questo tipo di atteggiamento e di affermazioni? Sì, davvero, è stato un incubo, perché ci troviamo ad avere un leader che avrebbe potuto fare davvero essere un modello positivo per tutto il paese, che a un certo punto si mette a dire che non è necessario indossare una mascherina, che addirittura andava da un incontro all'altro con tantissime persone, addirittura all'interno, quindi che poteva essere lui un portatore, tra virgolette, di una cattiva informazione anche del virus. Quindi è stato uno dei grandi super spreader che abbiamo avuto proprio. Abbiamo visto la cerimonia nel Rose Garden, nel Giardino delle Rose, per esempio. Quindi era un leader che ci ha decisamente deluso per tantissimi motivi, che doveva essere considerato ed era responsabile di quello che è successo poi negli Stati Uniti, di questa performance a livello di pandemia negli Stati Uniti. Beh, infatti, insomma, il Covid, il professor Burioni, è arrivato alla Casa Bianca, insomma, si è ammalato il presidente degli Stati Uniti, ci sono stati molti casi nell'entourage. Peggio, come ha detto giustamente il professor Topol, c'è stato un evento, un focolaio epidemico all'interno della Casa Bianca. Assolutamente, assolutamente. Professore, al tempo stesso stiamo vivendo un periodo storico di cui forse non abbiamo ancora ben apprezzato la portata. Cioè, in 11 mesi si è arrivati al vaccino. È una progressione scientifica che la storia dell'umanità non ha mai avuto prima. Un vaccino efficace, che lei ha definito addirittura superumano. Che cosa vuol dire? Ma sì, sicuramente è un punto molto importante, Fabio. Il vaccino è decisamente riuscito ad andare oltre alla reazione umana. Quindi che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto una neutralizzazione molto più forte, proprio degli anticorpi neutralizzanti molto più performanti. Questa è una situazione ottimale, perché solo un altro virus ha un vaccino che ha questo potere superumano, che è il papilloma, quindi il virus per il papilloma umano. Quindi questo
virus sembra essere associato a una risposta straordinaria, molto migliore di quanto avremmo potuto anticipare, che, come hai detto, si parla di un 94% di efficacia rispetto a questi vaccini mRNA. Quindi dobbiamo vedere la durata della protezione, ancora è da testare, ma il livello di neutralizzazione, quindi di anticorpo neutralizzante, è davvero molto performante, è davvero straordinario. E noi speriamo che, anziché avere delle persone che possono ricontagiarsi nei mesi, che questo non succeda per le persone che invece si sono state vaccinate. Superumano, professor Burioni, vuol dire che ha una risposta più efficace dell'efficacia autoimmunitaria che avrebbe... Il modo di dire di chi si occupa di vaccini è stato per tanti decenni: il miglior vaccino è la malattia. Sì. In questo caso non è più vero. Il vaccino è molto meglio, molto più potente nell'indurre un'immunità protettiva di quanto non lo sia malattia. Questo apre nuove frontiere. Sono superate le sue colonne d'Ercole. Le colonne d'Ercole. Che diceva lei. Sì. Senta, professor Topol, questa conquista epocale per la scienza, lei pensa che possa essere applicata anche ad altre patologie, che possa essere utile per sconfiggere altre malattie? Assolutamente sì. Io penso che, anche se tutto è successo nel giro di 11 mesi, da quando c'è stato il sequenziamento del virus alla creazione del vaccino, ai vari trial che sono stati fatti con 40.000 persone, come ha detto Roberto, in due grandi trial da 30 e 40.000 persone. Quindi questo è il frutto di 10 anni di ricerca che è stata fatta. Ora, il punto è che adesso abbiamo una nuova piattaforma, quindi per la prossima pandemia adesso possiamo dire di essere pronti, di poter essere pronti rapidamente, perché sappiamo che questo vaccino RNA funziona, sappiamo come muoverci velocemente in un certo senso. È importante perché così diamo un messaggio: queste proteine, questi agenti specifiche sono utili per creare questa risposta immunitaria, e così anche in futuro speriamo e ci aspettiamo di essere più preparati con questa piattaforma a vaccinare velocemente. Quindi non si tratta solo di aiutare in questo momento attuale, diciamo, ma anche per il futuro. Dottor Topol, io spero intanto che lei possa e voglia nelle prossime settimane magari tornare a frequentarci in futuro e a conversare con noi. Vorrei farle un'ultima domanda prima di salutarla, che è banale, ma insomma lei sa che viviamo in un'epoca complessa per la quale serpeggia da una parte all'altra dell'oceano anche questo sentimento no-vax, generato da tanti, e anche da molteplici motivazioni. Facciamo una cosa, una domanda diretta: questo vaccino, questi vaccini, una volta approvati dalle agenzie americana o quella europea, una volta che superano l'approvazione, possiamo definirli sicuri? Assolutamente sì. Penso che qui entri in gioco l'estrema e straordinaria efficacia del vaccino. Aiuterà questo, perché ci sarà entusiasmo anche per il fatto che si ha il vaccino e farsi vaccinare proprio per poter, e questo penso che sarà utile anche per andare a sviare un po' il movimento no-vax o antiscientifico. Alla fine so anche che il professore Burioni ha lottato contro questo atteggiamento, questo movimento, per anni e anni. Quindi penso che abbiamo già visto, per esempio, negli Stati Uniti molte più risposte positive rispetto al vaccino. Penso che dopo questa settimana, dopo il meeting in cui il 10 dicembre si pubblicheranno i risultati, penso che ci sarà ancora un maggiore sostegno dal punto di vista dell'opinione pubblica. La grande efficacia che era in attesa, penso che questa sarà un po' la chiave che potrà aiutare a ridurre queste reticenze, questa mancanza di fiducia nel farsi vaccinare. Dottore, grazie per la sua passione, per il suo lavoro, per la sua cordialità. Auguri a lei e alla sua famiglia, che vedo alle sue spalle. Un grande abbraccio e spero a presto. Grazie, professor Topol. Buona giornata. Allora.